I cittadini del centro storico si organizzano contro la movida violenta, secondo loro ormai ingestibile. Nasce così il Comitato Cittadini per il Centro Storico, presieduto dall'avvocato Claudio Aloisio, che ha detto che ormai è stato superato ogni limite. Il riferimento l'ultimo è fatti accaduti venerdì notte a Santa Maria Paganica, culminati con due arresti per resistenza a pubblico ufficiale. Stamattina la convalida dei due arresti. Gli arrestati sono Moren e Rodrigo Gomen, assistiti dagli avvocati Guglielmo Santella e Giulio Michele Lazzaro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, dei carabinieri in borghese sarebbero intervenuti per sedare una rissa di una quindicina di giovani che mentre festeggiavano un compleanno avrebbero dato in escandescenza rompendo bottiglie e compiendo atti vandalici vari. Nel parapiglia sarebbero poi intervenuti due arrestati che secondo la linea difensiva si sarebbero intromessi per difendere i ragazzi più piccoli senza capire che quelli in borghese fossero dei carabinieri. Alla fine molti se le sono date a gambe e sarebbero rimasti soltanto i due arrestati. Questa insomma la linea dei due legali a difesa dei due. Il giudice dovrà mettere anche in sequenza tutti i fatti perché secondo i racconti di altre persone i ragazzi avrebbero in un primo momento accerchiato i carabinieri. Tra l'altro viene contestata a uno dei 29enni anche una rapina compiuta sempre nella stessa sera. Sui social se ne sono dette di tutti i colori davvero. Alcune persone hanno chiesto a chi fosse presente di intervenire per difendere i due arrestati, mentre si è sviluppata ovviamente una solidarietà grande nei confronti dei carabinieri. La situazione è ovviamente molto delicata, va ricostruita con precisione. La realtà è che ormai le risse in centro si susseguono, le famiglie spesso sono spaventate nell'uscire, i residenti chiedono comprensione. Lo ha ribadito anche l'avvocato Ferdinando Paone, che ha puntato pure il dito contro l'amministrazione. Alcuni componenti ha detto che, secondo lui, curano più gli interessi dei commercianti a dispetto dei residenti. Paone ha parlato di decoro, di strade sudice e di tanto altro. Uno dei punti fermi per i cittadini deve essere il sistema di videosorveglianza che potrebbe fungere da deterrente. Colpisce quanto accaduto nella nostra città e approfitto per esprimere piena solidarietà alle forze dell'ordine che fanno un lavoro quotidiano importantissimo per la sicurezza dei nostri cittadini. Anche in questo caso sono al lavoro per definire le responsabilità e stabilire come realmente siano andati i fatti. Questa amministrazione ha un occhio attento su quella che è la movida, la vivibilità del centro storico e il decoro del centro storico. Stiamo lavorando su diversi aspetti, dalla realizzazione del piano di zonizzazione acustica, continuiamo a lavorare sulla videosorveglianza. Ricordo che un primo impianto di videosorveglianza nel centro è già presente, delle camere sono presenti su piazza Santa Maria Paganica e saranno utili per definire quanto accaduto. Abbiamo siglato insieme alla prefettura il patto L'Aquila Città Sicura, che prevede tutta una serie di interventi anche di formazione e di prevenzione. Siamo in costante rapporto e confronto con tutte le forze dell'ordine impegnate nel mantenere la sicurezza nella nostra città, e siamo in contatto anche con le associazioni di cittadini e le associazioni di categoria per sensibilizzare sulle buone regole.